Presidente, oggi un'assemblea per porre all'attenzione dell'opinione pubblica i problemi del Tribunale di Nuoro. Voi siete reduci da 9 giorni di sciopero, chiamiamolo così, per segnalare questa grave situazione. Sì, abbiamo deciso di fare un'assemblea aperta alla cittadinanza, alle forze imprenditoriali e sindacali per porre il problema della giustizia, il problema degli uffici giudiziari a Nuoro all'attenzione dell'opinione pubblica. Credo che stamani adotteremo anche delle decisioni. La situazione, l'abbiamo detta e ripetuta più volte, è una situazione di crisi che ormai destinata ad aggravarsi, che esiste ormai già da tempo, ma destinata ad aggravarsi dal prossimo mese di aprile con il trasferimento di alcuni magistrati, e si è innestata una proposta del Ministero di rivedere le piante organiche degli uffici di primo grado, cioè dei tribunali, e per quanto il Tribunale riguarda il Tribunale di Nuoro vi sarebbe una riduzione di unità da 16 previste attualmente a 12, quindi passeremo dalla fascia dei tribunali medi alla fascia dei tribunali minori, con tutto questo ciò che comporta anche in termini di permanenza dell'ufficio giudiziario del Tribunale nella provincia di Nuoro. Cosa chiedete voi? Noi chiediamo intanto che la pianta organica rimanga quella che è, 16 unità, e che soprattutto queste 16 unità siano effettive, che ci siano veramente, perché in queste condizioni il Tribunale negli anni scorsi è stata vicina a una condizione di questo tipo quasi ottimale, ha funzionato perfettamente sia nel settore civile che nel settore penale, smaltendo anche parecchio arretrato.